Qui siamo su Kimba. Questa canzone ha la particolarità di avere una batteria non digitale ma completamente suonata con dei suoni naturali. Ricreare il suono di rullante originale non dico che ci ha fatto morire, ma ci siamo andati abbastanza vicino. In origine il rullante suonava più o meno in questa maniera. Come sentite, abbiamo applicato un gate che toglie la maggior parte dei rientri degli altri strumenti, abbiamo applicato un riverbero aggiunto, abbiamo applicato un EQ e un compressore. Sembra semplice detto così, ma in realtà ci ha portato via, dico, quasi una sera di lavoro. La cosa fondamentale è stata l'equalizzazione del rullante. Abbiamo dovuto enfatizzare tantissimo le basse frequenze, quindi 500 Hz, e le alte frequenze dai 5000 ai 20000, tenendolo più scavato sulle medie. Secondo noi questo suono è molto, molto fedele all'originale. Sentite il ritmo di Kimba e il movimento che dà solo con gli elementi percussivi. Adesso vi facciamo sentire come entrano le viole nella strofa di Kimba. È un elemento molto importante nell'arrangiamento del maestro Zara, perché dà corpo e va a dar manforte a quello che è il basso e le basse frequenze del pezzo stesso. In sé sembra un suono scarno, finto, digitale, un po' povero, ma vanno a dare il completamento all'arrangiamento. Sono complementari al resto degli strumenti. La chitarra è l'elemento di maggior ritmo insieme alla batteria in questo pezzo. E aggiungiamo via via il resto dell'arrangiamento. Tutti che il risultato finale vi piaccia. Per Kimba grande festa, la forest-